Siamo al castello Villanova di Strambino con la contessa Alessandra Barattieri, vedova della Tour. Buongiorno intanto, grazie per averci ricevuto. E io volevo chiederle, signora Alessandra, perché ha aderito all'andare per castelli? Perché mi sembra una bellissima iniziativa che promuove il territorio, che lo fa conoscere, è un territorio che ha delle bellissime cose facilmente ignorate. Molte delle belle cose del canavese nessuno le conosce, io per prima. C'è tante cose ancora da scoprire, ho ancora tante cose da scoprire. Allora siamo al castello Villanova di Strambino e chiediamo alla proprietaria di raccontarci qualcosa di questo castello. Era in ogni modo dei conti San Martino, che avevano molti altri pezzi di territorio, e gli altri due corpi di fabbrica di questo castello, di questo insieme di castelli detti, tutto è detto castello di Strambino, e della parte medievale parzialmente diroccata che appartiene tuttora ai discendenti del San Martino, che peraltro è una famiglia estinta. Di questa parte posso dirvi che è secentesca, che è nata sugli spalti dell'antico castello medievale e è stata questa parte qui, che adesso appartiene a me, era stata data in dote a una figlia San Martino verso la seconda metà del Settecento, non so dirvi la data esatta, che ha sposato un Belle Trutte di San Biagio, uno dei nomi tutti sempre un po' stravaganti, non hanno avuto figli. Chi dice che aveva litigato coi cognati? Chi dice che invecchiando il superstite, in certi testi dicono che sia lei la superstite, in altri era il marito superstite, avevano delle suore, come si usava allora, che accudevano gli anziani e i malati, perché diciamo le infermiere che andavano nelle case a fare questo di lavoro, e forse le hanno un po' raggirato questo anziano o anziana rimasta sola e malata a ciò che lasciasse la sua proprietà a Don Bosco. Alcuni dicono ma perché aveva litigato coi cognati, darsi le due cose erano vere tutte e due. E allora lo lascia Don Bosco, da Don Bosco lo acquista questo marchese Scarampi di Villanova, che era un secondogenito, famiglia originaria di Camino si trova in Monferrato, la prima parte del Monferrato più vicina a noi, lungo, si vede il Po da Camino, delle prime colline diciamo lì del Monferrato. E da allora è rimasto in questa famiglia Scarampi di Villanova, ma cambiano sempre i nomi perché arriva sempre per via di donne, perciò si sposano e cambiano nome e gli eredi hanno un altro nome. Perciò famiglia Scarampi di Villanova è anche estinta. Dunque l'attuale residenza è di struttura secentesca, anche se lì dietro c'è una parte con un bastione con una finestra gotica, cioè non è secentesco di sicuro. E qui dietro c'è, adesso ve lo apro, il Castel Vecchio, che appartiene ai vicini Marchetti, che sono tuttora discendenti anche loro. La madre di quelli della mia generazione era ancora una San Martino. Il fratello non si era sposato, perciò non ci sono più discendenti dei San Martino di Strambino, come non ce ne sono più dei San Martino di Aglie, il famoso Filippo d'Aglie di cui si parla sempre si va a visitare quando si va a visitare Aglie, e anche quando si va a visitare Masino, perché c'entra con la seconda madama reale, no? Cioè, ci sono anche intrecci amorosi di tutti i tipi e le ceneri di Re Arduino che vanno e vengono. Morale, questa casa quando io l'ho ereditata abbiamo deciso con mio marito, che in quel momento andava in pensione, cosa ne facciamo? E siamo deciso di venire, abbiamo venduto l'appartamento di Torino e siamo venuti a vivere qua, e facendo un sacco di lavori per forza, bisogna mettere il riscaldamento, fare ogni sorta di tubature, di impianti elettrici. Era una casa che era abitata, ma solo d'estate.
oppure durante la guerra è stata anche abitata, ovviamente, perché si andava via con stufe, con cose un po' raffazzonate, come era durante la guerra, perché è stata anche occupata sia dai tedeschi che dagli alleati, e non è stata praticamente danneggiata, il che è quasi miracoloso. I soldati dormivano in delle tende in giardino, gli ufficiali in casa. Il resto della famiglia ha rintanato in 2 o 3 stanze pian di sopra, intorno a una stufa, e la vita era così. La decorazione interna di questo castello è settecentesca, anche se la struttura è seicentesca, e la decorazione, mi dicono, della facciata con decorata, insomma, con quelle decorazioni, quelle pitture sopra le finestre, è piuttosto seicentesca, ma l'interno, forse grazie alla coppia delle trutte di San Biagio, non lo so, è decorata soprattutto dal pittore Carlo Cocrossi, abbastanza conosciuto nel canavese, lo troverete su internet, ha dipinto nel Vescovado di Ivrea, ha dipinto nel Vescovado di Aosta, ha dipinto una cappella nella cattedrale di Ivrea, l'ultima andando dall'entrata, l'ultima prima dell'altare sulla sinistra, in grisaglia. Lui amava molto dipingere delle cose in grisaglia non colorate, anche se da me questi due salotti sono colorati. Durante l'andare per castelli i visitatori potranno accedere alle sale, giusto? Sì, certo. E sarà lei ad accompagnarli? Eh sì. Siamo sempre con la contessa Alessandra Baratieri, vedova della Tour, e nel ringraziarla per l'ospitalità e per le bellissime cose che ci ha fatto vedere, ci ha accompagnato per le varie sale del castello che saranno visitabili durante l'andare per castelli, io volevo ancora chiederle una cosa. Volevo chiederle di dire ai nostri amici perché secondo lei dovrebbero venire all'andare per castelli qui al castello di Villanova il 6 ottobre prossimo. Perché così vedono un bellissimo castello abitato tuttora da me stessa e dalla mia famiglia, dai figli quando sono disponibili, ed è giusto che le case private, potendo, si aprano e facciano conoscere qual è una realtà attuale del territorio, e anche così conoscono un pezzo di storia canavesana. Assolutamente, io la ringrazio ancora e le auguro tante buone cose.